Okay, then I report. Yep. No, you can go ahead. Bye. Yeah, please go ahead. Okay. Ma buongiorno, ci sono, siete collegati? Ah, nessuno risponde. No, non vediamo. Oh, sorry. Yeah. Huh. Okay, now they can connect. I will have to speak Italian. Sì, puoi parlare italiano. Comunque non risponde nessuno perché non credo che si possa. Ah, non possono rispondere, però abbiamo l'insegnante come panelist, giusto? No. Siamo noi panelist. Possiamo andare nella Q&A, nel tab question and answer, può essere usato per le domande. Ah, d'accordo. Allora, se siete... Vedo che si sta ancora collegando gente, ci sono 74 partecipanti. Aspettiamo un paio di minuti. Si stabilite un po'? Sì. Quante persone devono arrivare? Sono un centinaio, vero? Sono un centinaio. Comunque, sì. Io direi di cominciare perché siamo già abbastanza... Sì, cominciamo. Allora, per quelli che ci sono, volevo fare semplicemente una breve introduzione a quello che vedrete, che è l'esperimento, l'apparato dell'esperimento CMS LHC. Allora, Giuseppe passa alla seconda slide. Allora, che cos'è LHC? Probabilmente... Avete già letto delle introduzioni, cose del genere, ma insomma, si chiama Large Hadron Collider, vuol dire grande collisore di adroni. In realtà questi adroni sono quasi sempre protoni. Sono protoni che vengono fatti circolare in questo anello che ha 27 chilometri di circonferenza e... nei due sensi di marcia e vengono fatti collidere, sono mantenuti in orbita in questo anello gigantesco sotterraneo che si trova tra Svizzera e Francia da campi magnetici molto intensi per generare i quali si usano dei grossi magneti che vedete fotografati nella foto di destra. Che usano tecnologia superconduttrice, d'accordo? Perché c'è bisogno di avere delle grandi correnti elettriche con poca sforzo, diciamo, con poco consumo, quindi devono essere superconduttori. Passa pure alla prossima slide. Questa è uno schemino che vi fa vedere che in realtà che questo anello si trova in profondità a in media, credo, un centinaio di metri, diciamo, il punto di massima profondità credo che sia 150 metri. E lungo questo anello sono disposti quattro grandi apparati di rivelazione che noi chiamiamo esperimenti in gergo e che si trovano nei punti in cui questi fasci di protoni che circolano nei due sensi vengono fatti incrociare e quindi dove sono permesse le collisioni tra i protoni. E questi grandi esperimenti sono... apparati in grado di studiare quello che succede quando vengono fatti collidere i protoni. Passa pure alla prossima. Allora, in realtà l'LHC, che è l'anello più grande che vedete disegnato in questo schemino, è l'ultimo di una generazione di acceleratori che sono stati fatti al CERN nel corso degli anni
E quelli che sono stati fatti precedentemente, che vedete qui chiamati SPS, PS, più in i cerchi più piccoli, sono in realtà, non vengono, diciamo, non sono stati dismessi, ma vengono usati come pre-acceleratori per aumentare, accelerare queste particelle che partono, diciamo, da ferme quando vengono generate, vengono accelerate via via in questi cerchi sempre più di diametro sempre più grande, e alla fine quando raggiungono, come vedete, nel primo tratto, scritte blu, vengono gialle sul fondo blu, c'è scritto quale velocità raggiungono i protoni nel loro percorso prima di entrare nell'HC. Passano da avere un terzo della, circa della velocità della luce a avere circa 0,87% della velocità della luce nel PS, e poi arrivano, quando sono nell'HC, hanno un'energia che corrisponde a un numero molto molto vicino alla velocità della luce. Se guardate lì a destra, ho scritto alcuni numeri, l'energia del singolo protone si misura in giga electron volt, che corrisponde a, vabbè, c'è questo conto che, come dire, che è quella che acquisterebbe se venisse fatto passare da una serie di 5.000 milioni di batterie di pile da 1,5 volt. La velocità è molto vicina a quella della luce, quindi praticamente è quella della luce, ma non circolano i protoni singoli in questo anello gigantesco, sono organizzati a pacchetti. In ogni pacchetto ce ne sono 10 alla 11, che sono 100 miliardi di protoni per ogni pacchetto, e lungo l'anello, nei due sensi di marcia, ci sono circa 2.800, 300, 3.000 pacchetti di protoni, quindi alla fine avete questi due fasci di protoni che in realtà contengono circa 10 alla 14 protoni l'uno. E in questi fasci, alla fine, l'energia totale immagazzinata, anche se le particelle sono piccole, la loro energia totale è circa pari a quella di un treno ad alta velocità. Questo per un po' per impressionare le persone. Allora, qui una breve, non abbiamo naturalmente molto tempo, dobbiamo fare semplicemente un breve riassunto della teoria attuale che descrive le particelle, che si chiama modello standard delle particelle elementari. La teoria dice che, per quello che sappiamo ora, diciamo, la materia è costituita da tre famiglie di particelle, che sono quelle qua disegnate in viola e verde, che si chiamano quark e leptoni. I quark sono quelli che costituiscono i protoni, per esempio il quark up e down è quello che costituisce i protoni, e poi gli elettroni, assieme ai quark up e down, costituiscono la materia di cui siamo fatti. Le altre particelle di materia, gli altri quark, charm, strange, top, bottom, e gli altri leptoni, sono delle repliche più pesanti della prima generazione, che è quella dei quark up e down e dell'elettrone, sono state scoperte, esistono, però, diciamo, esistono nel senso che possono essere prodotti, ma sono instabili, cioè una volta che vengono prodotti a questi acceleratori, poi decadono, si frammentano, riformando le particelle più leggere, il loro prodotto di decadimento sono fatti dalle particelle più leggere, che poi sono stabili essenzialmente perché non possono decadere in nient'altro di più leggero. E, diciamo, queste sono le cosiddette particelle di materia. Le particelle, quelle disegnate in arancione, colorate in arancione, sono le particelle associate alle forze fondamentali. Il fotone ha la forza elettromagnetica, il gluone ha la forza forte, che è quella che tiene insieme la materia nei nuclei atomici, e le altre due particelle, che sono la Z e il W, che sono quelle associate alle forze che, per esempio, sono responsabili dei processi nucleari nel Sole o dei processi radioattivi. E infine c'è il bosone di Higgs, che è un elemento fondamentale, diciamo, di questa teoria attuale, che era stato previsto tanti anni fa, perché era previsto dalla teoria come il meccanismo che serviva per fornire la massa a queste particelle, però non era stato trovato e è stato finalmente scoperto nel 2012 da LHC, appunto. Se passiamo più avanti, qua è una trasparenza in cui
uno si chiede perché si fa tutto questo, perché bisogna fare collidere protoni ad alta energia per studiare la fisica. Beh, perché dunque intanto si usa questo fatto scoperto da Einstein che la massa è una forma di energia e quindi in realtà aumentare l'energia delle particelle e farle scontrare permette di creare, diciamo, dall'energia trasformarla nella massa di particelle più pesanti, quindi di creare particelle pesanti a partire da particelle più leggere, come se scontrando due automobili di alta energia molto elevata uno facesse dei camion, d'accordo? Invece che frammenti più piccoli. Si possono fare cose più grosse scontrando le cose più piccole a patto che queste abbiano energia sufficiente. Allora, quello che succede è che in LHC questi fasci di protoni si scontrano, questi pacchetti di protoni che qua vedete chiamati bunches in questo schemino si scontrano e ogni tanto tra questi un bunch che incontra un altro bunch ci sono due protoni che si scontrano. Quello che succede è che in realtà, siccome i protoni non sono particelle fondamentali, sono fatti da altri oggetti, per esempio i quark, succede che due quark, uno all'interno di un protone e uno di un altro, si scontrano, hanno un'energia sufficiente per produrre particelle più pesanti, le quali poi decadono e alla fine quello che succede è che vedete una cosa come quella di destra, d'accordo, che è quello che poi si vede alla fine, cioè che vengono prodotte centinaia di particelle nuove che sono i prodotti di decadimento di queste particelle pesanti prodotte dallo scontro. Se andiamo alla prossima, vediamo appunto, questa è la diciamo, fotografia, tra virgolette, di prima, che è appunto un caso in cui probabilmente, non c'è mai la certezza nella fisica, questo è si chiama evento candidato a essere una collisione in cui è stato prodotto un bosone di Higgs, che è una particella pesante, che poi potrebbe essere decaduta in due altre particelle pesanti, che sono due particelle Z, le quali a loro volta sono decadute una in una coppia elettrone-antielettrone, che sono quelle due, come si dice, noi li chiamiamo spade, verdi, che si vedono, vuol dire che sono particelle molto energetiche, andate in quella direzione lì e sono interpretate come due elettroni, un elettrone e un antielettrone, e quelle due rosse invece sarebbero due particelle che chiamiamo muoni, che sono i cugini pesanti dell'elettrone, e che sarebbero uno un muone, un altro un antimuone, e che verrebbero ciascuno, diciamo, ciascuna di queste coppie da un decadimento della Z, d'accordo? Quindi andando a vedere quali sono le energie di queste particelle, eccetera, eccetera, si può vedere se è plausibile che queste vengano dal decadimento di una particella che è il bosone di Higgs, e in questo modo si scopre che effettivamente è andata così, diciamo, che è stato scoperto il bosone. Non so quanto tempo mi rimane, diciamo adesso vedrete. Sì, io direi rapidamente su questo. Molto rapidamente, Franco. Vedrete, adesso vi spiegheranno in dettaglio come è fatto il rivelatore. Il principio del rivelatore, che come vedete è molto grande, lo vedrete meglio, è fatto a strati concentrici, in genere si dice come una cipolla, io dico come un porro perché sono strati cilindrici, d'accordo? Sono strati concentrici, e il motivo della concentricità di questi strati è che ciascuno degli strati ha delle prerogative diverse e serve, diciamo, ad analizzare particelle diverse che hanno proprietà diverse. E quindi, come si può vedere forse velocemente nelle prossime slide, facendole vedere molto rapidamente, questa è una fetta di rivelatore e si vede, se Giuseppe le fai scorrere velocemente, che i vari tipi di particelle, a seconda delle loro caratteristiche, si fermano o non si fermano in varie fette, in vari strati del rivelatore. I muoni tirano dritti, gli elettroni si fermano nel primo strato, gli adroni, cioè particelle tipo i protoni, si fermano nel secondo e cose del genere, d'accordo? Quindi è fatto così perché ciascuno dei vari strati è specializzato nel riconoscere, nel misurare un certo tipo di particelle, d'accordo? Siccome credo di aver esaurito il tempo, adesso credo che poi potrete vedere, sì, meglio. Io direi che adesso in pratica ci sarà la visita vera e propria, sì, in cui vedrete
certo non di presenza, ma almeno virtualmente in diretta, come è fatto l'apparato e come funziona tutto ciò che abbiamo spiegato prima schematicamente. Okay, so I think now we can start with the, I stop my sharing, and so the visit, the virtual visit can start. Non vi sentiamo, eh? Microfono spento. Ci sentite ora? Sì, sì, benissimo. Allora, benvenuti e buongiorno qui dal CERN. Noi siamo nella sala di controllo di uno dei quattro esperimenti, dei quattro grandi esperimenti di LHC, in particolare di CMS. Da questa sala, durante le operazioni, cinque persone si occupano di tutto quello che è necessario per le operazioni di questo rivelatore. In questo momento però ci troviamo in un periodo di manutenzione, sia per quanto riguarda l'acceleratore, che si sta preparando a incrementare l'energia e si sta preparando tra qualche anno anche a aumentare di un fattore 10 il numero di protoni circolanti, che dei rivelatori. In particolare qui in CMS avete visto quella cipolla, stiamo rimpiazzando lo strato più interno, i cosiddetti pixel, in maniera da avere una visione ancora migliore del punto di origine delle tracce delle particelle. E a fine anno, Covid permettendo, le operazioni dell'acceleratore dovrebbero riprendere. Avete sentito un allarme, siamo comunque in attività parziale, nel senso che c'è una persona che sta attenta che non succeda niente di male a questo rivelatore, che è un rivelatore estremamente complicato, è un rivelatore ragionevolmente costoso e soprattutto un rivelatore che è impossibile ricomprare su Amazon. Per costruirlo ci sono voluti molti anni di lavoro di migliaia di persone e quindi cerchiamo di tenerlo nelle migliori condizioni possibili. Tra l'altro stiamo appunto pianificando un aggiornamento di una grande parte di questo rivelatore che avverrà dopo 3 anni di presa dati, quindi non quest'anno, ma diciamo 22, 23, 24 dovrebbero essere degli anni di presa dati ricca e proficua, speriamo. Dopodiché ci arresteremo ancora per 2 anni e mezzo e sia l'acceleratore che i rivelatori saranno aggiornati ulteriormente per poter operare a 10 volte la luminosità, perché per andare a cercare dei fenomeni ancora più rari di quelli che possiamo vedere adesso. Come ha detto il professor Ligabue, le prove, diciamo, dell'esistenza del bosone di Higgs le abbiamo avute nel 2012, ma non ci siamo fermati. Da allora abbiamo continuato a raccogliere dati e a analizzarli, a studiarli, a vedere che cosa contenevano per capire come è fatto questo bosone di Higgs. Una cosa è vedere che qualcosa esiste e una cosa è sapere come è fatto. Ci vuole molto più lavoro per capire l'intima natura, diciamo, di una particella fondamentale di quanto non ci voglia per dimostrare che questa esiste. Bisogna andare a vedere anche con che frequenza decade, in quali modi. Andare a vedere se per caso ci sono dei modi di decadimento che dovrebbero esistere e che non vediamo e che sarebbero il sintomo di qualche cosa che non sappiamo. E, insomma, abbiamo avuto un allarme. Siamo in operazione, è un macchinario che funziona. Ma non esplode niente. Speriamo non sia grave. No, non è grave, ma hanno appena finito il debug. Qui sugli schermi abbiamo degli eventi resi in un run di raggi cosmici. Cioè, insomma, riparte tutto il tempo, perché è un apparecchio estremamente complicato. A me piace confrontarlo con un incrociatore da guerra, perché fa 14.000 tonnellate, la maggior parte di ferro, ha 4.000 uomini di equipaggio, non è costoso quanto una nave da guerra, però è in grado di continuare a funzionare per qualche anno senza eccessiva manutenzione, però ogni tanto bisogna fermarsi
e riparare quello che si è guastato nel frattempo. Questo è perché l'abbiamo costruito con una certa ridondanza, cioè non c'è il minimo indispensabile. È un po' come il camion. I camion non hanno una ruota sola per ogni asse, per ogni semiasse. I camion hanno due ruote, un po' per portare meglio il carico, un po' perché se ne scoppia una, il camion non perde il controllo immediatamente, si spera, non perde il controllo immediatamente. Ecco. Anche noi non abbiamo, diciamo, un raddoppiamento di tutto quello che è necessario, però c'è un pochino di più quanto basta per permetterci di continuare a operare il rivelatore, a prendere dati significativi, utili per fare degli studi di fisica, anche se non è tutto completamente, perfettamente, al 100% operativo. Qui c'è la mia collega, la professoressa Natale. Sonia. Di Roma, ma Roma quale? Roma La Sapienza. Ecco, Roma 1. Roma La Sapienza. Roma 1, ma per laurea, per quando mi sono laureata, perché poi dopo sono arrivata qui, ho continuato qui al CERN, ho preso il mio dottorato all'Università di Ginevra e poi, come tanti, ho fatto vita di migrazione in vari istituti tedeschi, cinesi, asiatici, MIT, eccetera. Quindi che è un po' la vita da vagabondo, ma anche una delle parti interessanti della vita del fisico, poi alla fine, no? Che è quella anche di poter incontrare persone, di vedere altre cose, di scambiare idee, sempre nell'aspetto della curiosità, che è quella di conoscere i dati, conoscere la natura e anche conoscere le persone. Se posso intervenire un attimo, mi veniva in mente il paragone che facevi tu, Pier Giorgio, del fatto che è più difficile dimostrare, vedere la natura delle particelle che dimostrare che esistono. E pensavo a quanto è vicino ai rapporti umani, no? Cioè il colpo di fulmine è un attimo, ma vivere con una persona è molto più complicato. Ed è esattamente, mi veniva in mente questa cosa. Cioè lo studio, la precisione, gli anni e le tecniche sofisticate che poi servono per poter veramente indagare e scoprire le caratteristiche o confermare le caratteristiche di uno o più particelle richiedono veramente qualcosa di ancora più sottile e specifico rispetto a quello che poi si fa per la grande scoperta. Se poi vogliamo andare a negare qualche cosa diventa ancora più difficile spesso, perché spesso si tratta di andare a fare delle misure di grandissima precisione e c'è ancora, no? Non sono mica riusciti a risolvere il problema della massa dei neutrini. Il professor Rigabue vi ha fatto vedere, vi ha parlato dei leptoni, dei quark, ma ci sono anche i neutrini che riempiono l'universo. Ce ne sono numeri spropositati. E sono... E da quando ho cominciato a fare io questo mestiere, che è nel remoto 1982, si parlava di misurare la massa dei neutrini. Se ne parla ancora, perché non c'è riuscito nessuno. È una misura difficilissima. C'è stato un periodo in cui ogni anno veniva fuori una massa positiva, ma piccola, l'anno dopo veniva fuori una massa negativa, ma piccola, l'anno dopo compatibile con zero. Sono delle misure difficilissime, spesso con dei problemi di sistematiche che uno non capisce all'inizio, poi va a guardarle meglio, e dice, è vero, ho fatto uno sbaglio e devo correggerlo. E quindi per disprovare qualche cosa, per esempio per disprovare il fatto che il neutrino abbia una massa, sono 40 anni che ci provano e non ci riescono. Comunque sembra accertato che dovrebbe avere la massa, perché adesso si è visto che oscillano, per cui se non avessero massa non potrebbero oscillare. Questo è un po' complicato e tecnico, però sì. Diciamo che una massa, per quanto piccola, dovrebbero averci. Diciamo che siamo sicuri che non ha massa zero, mettiamola così. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Però sapere se è un grammo, un chilo, no, non è un grammo, non è un chilogrammo, non è una tonnellata, ma neanche l'ordine di grandezza non si conosce, che purtroppo farebbe comodo per spiegare possibilmente il mistero della massa mancante nell'universo. Ebbene, abbiamo varie problematiche nell'universo. Allora, cioè, visto che la nostra audience è quella di giovani, no? E vogliamo anche, come dire, descrivere, motivare un attimo
quali possono essere le prospettive di questo mestiere, no? Sono anche proprio quelle non solo di semplice curiosità e di, come dire, di aumentare la conoscenza, ma in quali settori? Ci sono delle grandi domande a cui veramente noi non abbiamo ancora risposto. Il modello che veniva presentato prima e che di fatto per quello che noi studiamo ci dà delle previsioni molto precise, costituisce di fatto, ci dà conoscenza più o meno del 5% di tutto quello che ci circonda. Una grossa fetta, forse avrete sentito parlare, è data di cose che, di una parte che non conosciamo, è data da quella che chiamiamo la materia oscura. Un'altra parte è data dall'energia oscura. Altro grande problema è perché il nostro mondo è fatto solo di materia e non troviamo atomi, stelle, pianeti fatti di antimateria. Conosciamo le antiparticelle. Voi stessi avrete sentito parlare, per esempio, in campo medico, la PET, la tomografia a positroni. I positroni non sono altro che degli antielettroni. Quindi le antiparticelle le trattiamo, le produciamo anche qui all'LHC, anche in altri processi, li vediamo anche nei... Poi magari facciamo vedere quell'evento perché è bellissimo, di cosmico, secondo me rende veramente l'idea. Poi dopo lo farò vedere con la webcam. Ma di fatto ci sono dei problemi a cui per il momento noi non sappiamo dare risposta. Abbiamo teorie, abbiamo modelli, quindi abbiamo, come dire, delle idee, ma nessuna di queste è stata ancora confermata. E quindi abbiamo bisogno ovviamente di giovani, di non solamente ovviamente dei senior, cioè di quelli che possono condurre queste ricerche, ma anche di menti fresche che abbiano nuove idee e che si investano in questa ricerca. Quindi è veramente, a me piace dire che è una prateria in cui tutti possono andare. E per non parlare di un'altra cosa che vedevo che nel modello ovviamente non era messa, si parlava delle interazioni, si parlava dei gluoni, si parlava... E mancava un'altra cosa, perché si parlava di tre interazioni, no? L'interazione elettromagnetica, di che anno sono questi ragazzi? Di scuola superiore? Sono del terzo e quarto anno, il quinto no, perché di solito non fanno in tempo. Quindi però, sono... però quarto anno fanno già l'elettricità, sì. Mi pare, no? Giusto? Sì, sì, sì. Diciamo che specialmente lo scientifico hanno già studiato fisica e penso che facciano anche elettromagnetismo, sì. Ma comunque vabbè, più o meno capiscono. Quindi sì. L'elettromagnetismo, che è una delle interazioni, viene chiamata forza, ma diciamo interazioni fondamentali, accompagnata dall'interazione forte, che è quella che tiene insieme per esempio i quark per fare i protoni, e accompagnata dall'interazione debole, che è stato detto prima, diciamo si vede nei processi di decadimento radioattivo. E poi abbiamo l'interazione gravitazionale, che è quella che c'è più naturale, quella che sperimentiamo appena nasciamo, se vogliamo ancora prima di nascere, e che di fatto è quella che ci crea più problemi, perché non funziona con lo stesso meccanismo con cui funzionano le altre forze. A noi piacerebbe tanto il famoso gravitone, cioè questa particella che dovrebbe trasportare questa interazione. E lì è un altro anello mancante, secondo me è un altro premio Nobel, chi lo trova, sì, sì. Se si trova e se è confermato o meno. Quindi insomma, cioè, voglio dire, ragazzi, vi aspettiamo, come dire. Comunque, insomma, dicevamo... Vogliamo, non so, devo cominciare a prepararmi, perché io mi preparo magari. Ok, io comincio a prepararmi per scendere giù. Collega ci accompagnerà con la webcam e ci porterà in visita virtuale, non per lei ma per noi, proprio nei locali, nella caverna sotterranea dove si trova l'esperimento. La caverna è sotterranea, è 100 metri di profondità, forse abbiamo anche, maybe we have... The accelerator diagram with the underground cover. Yeah, we can share everything. Can you share it? Intanto vi facciamo vedere appena troviamo l'immagine. And the one also underground. This one too. This one. No, that one below. You will get it in a second. Okay. Adesso vi arriverà l'immagine che vi fa vedere in prospettiva un po' deformata. Eccola qui, l'acceleratore, le orecchie. L'acceleratore è sottoterra ed è 100 metri sottoterra, ha una circonferenza di 27 chilometri e intorno a questa circonferenza ci sono quattro caverne molto grandi in cui abbiamo installato i quattro esperimenti. Ora, perché siamo andati a costruirlo 100 metri sottoterra?
un po' per protezione dalle radiazioni, è vero, ma non occorrono 100 metri di terreno per fermare tutte le radiazioni che potrebbero fuoriuscire dall'acceleratore. Lo stesso dicasi per ridurre un pochino il flusso di raggi cosmici, ma in realtà, come vedrete con la VidCam, i raggi cosmici non ci danno tanto fastidio, anzi ci fanno piacere. Qualche volta ci mettiamo in un modo di operazione in cui andiamo a ricercare proprio queste particelle che vengono prodotte nell'alta atmosfera per interazione del vento solare con l'atmosfera stessa e che qualche volta sono abbastanza energetiche da attraversare non solo 100 metri in verticale e per cui noi ci vediamo questa bella traccia che viene giù, ma ne vediamo addirittura in orizzontale, che arrivano quindi da parecchio più lontano che non solo 100 metri di terra. Quindi non è nemmeno per schermarlo, ma in realtà è per un motivo, per due motivi. Un motivo economico, che a 100 metri sottoterra non ci sono diritti minerari, per cui il CERN non ha avuto bisogno di pagare diritti di scavo ai proprietari dei terreni sovrastanti, e inoltre perché dietro di noi, dietro di me in questo momento, come sono orientato, c'è una formazione montuosa che si chiama Jura, non so se avete presente Jurassic Park, eccetera, che è una delle formazioni montuose più antiche d'Europa e che quindi è già estremamente stabile di per sé dal punto di vista sismico. Tra l'altro recentemente, qualche anno fa, hanno trovato un magnifico giacimento di impronte di dinosauri fossilizzate. Però 100 metri sotto questa catena montuosa c'è una fascia di una roccia particolare chiamata morass, che è ancora più stabile dal punto di vista geologico. Ora voi vi immaginate che un cerchio di 27 chilometri. If you don't mind, I stop your share. Well, you can continue. I'm just scusate, yeah. Hanno cambiato lo share perché ora parte la VidCam. Sì, io sono. Scusa, una cosa che volevo dire, non so se si può già attivare, ma se ci sono delle domande, basta che scriviate nella chat. Nella question and answer. Nella Q&A, question Q&A, c'è una barra sotto, nella barra, lì potete scrivere le domande, a noi ci appaiono e possiamo cercare di rispondere. Eccoci qui. Allora, Pier Giorgio, volevo solo sapere se vuoi che io descriva come entro. Certo. Avete visto Angeli e Demoni? Angeli e Demoni, eccolo qua, adesso ci entrerò. Spero di non fare la stessa fine, ovviamente. Allora, quello che volevo dire, lo farò anche dopo, sono andata a controllare, vedete, ho il mio dosimetro, perché chiaramente siamo tutti controllati, ovviamente, quando entriamo in questa zona, perché ci può essere un residuo di radiazione. Sono andata a controllare il mio dosimetro su questo apparecchio prima di entrare, lo farò anche all'uscita. Allora, vedete questa porta? Questa è una delle porte che viene utilizzata per far entrare le persone. Abbiamo anche la porta del materiale. Adesso io subirò una serie di controlli che sono un controllo di peso, perché c'è una parte, un peso. Cerco di inquadrarvelo qua sul pavimento, un sensore di peso qua in sotto. Poi all'interno proprio della cabina ci sono anche dei fasci infrarossi che servono per verificare che io non sto portando zaino o materiale con me. E infine farò il controllo dell'iride, quindi biometrico, avendo depositato ovviamente nel database la biometria del mio occhio. E di fatto dovrei essere autorizzata ad entrare. Quindi provo, vediamo se riesco. Mi faccio riconoscere. Sentite il rumore? Io adesso devo fare il riconoscimento, quindi non posso farvi vedere, ma vi farò vedere quando entra Jacob. Quindi io sono passata. Adesso Jacob farà la stessa cosa, vedete, nella porta, cerco di inquadrarlo. E purtroppo ad Angeli e Demoni succedeva una brutta cosa al signore che voleva entrare, perché di fatto, non essendo autorizzato, chiedeva in prestito un bulbo oculare a qualcun altro. Bene. In realtà, qui al CERN hanno visto il film,
e hanno capito la lezione, per cui non solo il lettore controlla l'iride, ma controlla anche che ci sia una pulsazione sanguigna, cioè deve essere un occhio vivo. Vero. E con lo stecchino non funzionerebbe. Ora i nostri colleghi entrano nell'ascensore. Ecco, sto entrando nell'ascensore, adesso tra un pochino sparirà il segnale, quindi lascerò la Vogliamo la vedere però il contapiani, eccolo. Allora, questo, ci sono tre piani sotterranei, 0, meno 1, meno 2, meno 3, ma la cosa più bella, se vogliamo, è il contatore di metri. Vedete, è partito e comincia a scendere. Ora abbiamo perso il contatto perché l'ascensore fa da cella di Faraday, ma insomma ritornerà qua appena arrivano giù. Dunque, stavamo dicendo che questa formazione geologica, la Morass, è particolarmente stabile geologicamente, che è molto importante se voi avete un cerchio di 27 km di circonferenza, che deve essere quanto più stabile possibile, perché le traiettorie delle particelle devono essere precise al decimo di millimetro o meglio. Immaginate che se questa cosa si scuote, ci sono dei problemi. Tant'è vero che ci sono delle correzioni apportate alle correnti dei magneti e quindi alle orbite dei protoni per tenere conto delle forze di marea. Quando il Sole e la Luna sono verticalmente sopra o sotto rispetto a questo cerchio, quindi il cerchio è perfettamente circolare, ecco, i nostri colleghi sono arrivati proprio al piano più basso, ora passeranno, no, sono arrivati al piano meno 2, scusate, ora entrano nella sala cosiddetta di controllo. Sonia, vuoi dirci che cosa state facendo? Non so se abbiamo ancora un collegamento ottimo. Vedo sì, che... ecco. Eccoci. Eccomi. Allora, stavo dicendo che siamo appena entrati in una di quelle... Qui sotto abbiamo due caverne che sono parallele. Una è chiamata la caverna di servizio e l'altra la caverna sperimentale. Io adesso ho abbandonato la zona dell'ascensore, che di fatto è una zona importante perché la zona di sicurezza, se voi guardate un attimo, qui avete, questa è una cosa molto importante che bisogna veramente rispettare, cioè quelle che sono le consegne di sicurezza. Vedete che con me io anche Jacob, che ha il ruolo di ufficiale di sicurezza insieme a me, non soltanto perché io qui sto facendo la visita. E queste porte, come vedete, sono delle porte ignifughe che ci mettono in questa sala che prima vi ho, da cui sono uscita, dove in un eventuale problema o si dovesse fare evacuazione si può aspettare di prendere l'ascensore. Ora siamo invece nella zona più libera e il piano inferiore, che è veramente il basamento, diciamo, dell'esperimento, non so se riuscite a vederlo attraverso questa griglia, però dopo ci farò una bella passeggiata, quindi lo vedrete molto meglio. Sono in questo prato intermedio, come diceva Pier Giorgio, abbiamo tre livelli. Il livello meno uno, che è quello in alto, che non riesco a, forse riesco a mostrarvi la passerella, eccola qua. In alto c'è un'impalcatura, riesco a mostrarvi la passerella del livello meno uno, e poi abbiamo il livello dove sono io, che è di circa meno 90 metri, diciamo, e poi abbiamo il meno 100, che è lì sotto, in cui andremo. Visiteremo il meno 2 e il meno 3. E adesso ci dirigiamo invece verso una delle sale che io chiamo una parte del cervello dell'esperimento, perché di fatto voi raccogliete i dati, ma poi li dovete interpretare. Per interpretarli occorre trasformarli in segnali elettrici o elettronici, e qui avete di fatto una parte, cioè una stanza gemella esattamente nel piano superiore, e poi altra elettronica in superficie. Io adesso farò un po', poi lascio anche la parola a Pier Giorgio se vuole dare una descrizione migliore, vi farò vedere un po' di questi chilometri e chilometri di cavi e fibre ottiche che servono a trasportare il segnale che poi arriva alla fine di tutta la storia, viene caricato in questi file che vengono analizzati nei computer dei fisici. Insomma, il bosone di Higgs è passato da questi cavi, questo è quello che vi vorrei dire. Che cos'era? Era un segnale elettronico, un insieme di segnali elettronici che poi alla fine, messi insieme, ci hanno fatto capire che effettivamente stavamo vedendo qualcosa di nuovo che ci aspettavamo ma che non avevamo mai visto. Pier Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Io continuo a fare la mia passeggiata. Benissimo. All'inizio avete visto che
Il rivelatore è fatto come una cipolla costituita da strati che hanno lo scopo di rivelare diverse proprietà dei prodotti di un'interazione protone-protone. In particolare ci sono degli strati che permettono di vedere da dove provengono le tracce prodotte in questa interazione, che permettono di misurare la direzione dove vanno e come viaggiano queste tracce, e poi di misurare a che velocità andavano praticamente. Questi segnali, questi elementi attivi di rivelatore, fondamentalmente producono o un piccolo segnale elettrico o un piccolo segnale luminoso. Ci sono 100 milioni di canali, 40 milioni di volte al secondo i protoni si incontrano ed è possibile che depositino un certo numero di piccoli segnali in un certo numero di canali di questo oggetto qui. Tutto questo, il contenuto di questa caverna è dedicato a alimentare, perché hanno bisogno di, per esempio, questi sono cavi rossi, sono tutte alte tensioni, altissime tensioni, ci sono 7 kV, mi sembra che ci sia anche qualcosa sui 20 kV in giro, insomma, sono altissime tensioni, poi ci sono basse tensioni. Sì, sì, alta tensione. Non posso andare dentro perché no, è bloccato. No, non è il caso. Ecco, mi dicono che posso andare, l'ufficiale mi ha autorizzato, ecco. Quindi posso andare. Ok. Eccoli qua. Vedete che sono tutti segnali, state attenti perché qui prendete la scossa e fa anche male. Allora, queste sono alimentazioni che servono a permettere agli elementi attivi del rivelatore di produrre i loro segnali. Immaginatevi, per esempio, avete presente le lampadine ultravioletti per ammazzare le zanzare? Quando arriva la zanzara, sentite zzzt, la zanzara prende la scossa, viene bruciacchiata e casca giù. Quando passano le particelle in alcuni dei nostri rivelatori succede qualcosa di quasi simile, ossia c'è una scintillina e questa scintilla viene rivelata in qualche maniera, viene convertita in un segnale elettrico. In altri casi, quando passa una particella dentro il rivelatore, dentro certi elementi del rivelatore, invece, viene prodotta della luce e la quantità di luce è spesso proporzionale alla quantità di energia che è stata perduta nell'elemento di rivelatore. Questa luce viene... Giorgio, posso interromperti? Sempre. Nel caso succeda qualcosa, abbiamo il bottone per poter fermare tutto, ovviamente. Sì, bottone di urgenza. Se sentite odore di fumo, se vedete fumo, o se sentite qualcuno che dice oi 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 oi, ho preso la scossa, potete anche arrestare tutte le derogazioni di corrente elettrica in caverna. È meglio restare al buio che restare fulminati. Dicevamo, quindi questi elementi attivi di rivelatore producono i loro segnali, che siano piccoli segnali elettrici o piccoli segnali luminosi, vengono convertiti in segnali elettrici, tipicamente amplificati, tipicamente formati, perché con 40 milioni di interazioni al secondo qualche volta bisogna anche applicare, per quelli di voi che hanno fatto il liceo scientifico, che stanno facendo il liceo scientifico, una derivata, perché i segnali possono essere più lenti di un 40 milionesimo di secondo, allora uno deriva il segnale e va a vedere il fronte di salita e il fronte di discesa che sono più veloci. Poi vengono riconvertiti in segnali luminosi perché vengono trasmessi su fibre ottiche. Tutti i segnali escono dal nostro rivelatore in fibra ottica per una serie di motivi, non ultimo dei quali è che è possibile far passare più segnali in un quantitativo minore di cavi se uno utilizza cavi ottici. Arrivano nella stanza da cui è appena uscita la collega Sonia e vengono immediatamente riconvertiti in segnali elettrici da tutte quelle carte elettroniche in quegli armadi blu che avete visto, vengono trasformati immediatamente in numeri, vengono digitizzati e da quel momento in poi possiamo fare quello che ci pare con i nostri programmi di analisi. Ci sono i programmi che girano addirittura nelle schede stesse di conversione e digitalizzazione, che permettono per esempio di buttare via tutto quello che è zero. Se voi avete una linea sulla quale non c'è quasi mai niente, qualche volta c'è poco, è inutile trasferire anche il niente. Per cui c'è della zero suppression, c'è rimozione di piedistalli, tutta una serie di algoritmi che vengono applicati direttamente in quelle schede. I segnali così convertiti e così ridotti vengono poi trasmessi su qualcosa come, mi sembra, 800 link ottici alta velocità
da sottoterra a qui al sopra terra dove mi trovo io, dove c'è una fattoria, non degli animali, ma una fattoria di PC con alcune migliaia di CPU. I dati vengono distribuiti alle varie CPU, molto in fretta, quanto più in fretta possibile, e vengono analizzati. E dal risultato di queste analisi preliminari si decide se continuare a tenere quell'evento, quella raccolta di dati, o se invece si può buttarla via perché non è particolarmente interessante. Alla fine, gli eventi che vengono ritenuti veramente interessanti vengono salvati su disco e poi velocemente, su una dorsale a fibra ottica da 10 gigabit al secondo, vengono trasferiti al centro di calcolo del CERN, dove vengono copiati di nuovo su disco rigido e poi resi disponibili e copiati in giro per la grid. Sonia, vuoi dire qualcosa? Sì, mi ero soffermata un attimo in questo angolo che di fatto, vedete, porta ad un corridoio. Noi siamo arrivati da queste scale dove c'era la sala dell'elettronica e adesso dovremo percorrere questo corridoio. Questo è un corridoio di collegamento tra la caverna di servizio di cui parlavo prima e la caverna sperimentale, che è esattamente dall'altra parte, parallela alla caverna di servizio, dove c'è il rivelatore. Mi sono soffermata in questo angolo perché continuo ad insistere che tutte queste attività, innanzitutto sono il contributo e la sinergia di diversi tipi di expertise, cioè di diversi tipi di lavoro, e dobbiamo chiaramente tenere conto della sicurezza del personale che lavora qui. Quindi di fatto, per esempio, vedete tutta questa parte che vi stavo inquadrando, per esempio vedete questo è un telefono rosso, mi fa pensare al telefono del presidente degli Stati Uniti. Questo telefono però è importante perché sollevandolo si viene messi direttamente in contatto con la centrale dei pompieri, che sanno esattamente qual è la locazione di questo telefono, e quindi si deve semplicemente dire che cosa sta succedendo. Se ci fosse una perdita di gas, per esempio, qui abbiamo, ovviamente usiamo vari tipi di gas, l'LHC, adesso vi mostrerò dove è collocato, anche se non ci possiamo andare. Chiaramente il gas cosa fa? Va a occupare la parte respirabile dove c'è ossigeno, e quindi di fatto ci potrebbero essere fenomeni di asfissia in questo caso. Quindi ci sono tutti un sistema di monitoraggio per livelli di ossigeno, per livelli di fumo, per fuoco. Tutti questi partono o con un livello di attenzione, quindi solamente con luci che lampeggiano, forse ne vedete una in fondo, non lampeggia ovviamente in questo momento, oppure con una sirena. Nel caso di vera evacuazione abbiamo questa bella scatolina qua che chiunque può utilizzare, ovviamente con responsabilità, e basta rompere il vetro e pigiare questo bottone. Ferma tutta la giostra, cioè non ferma semplicemente CMS, ferma l'LHC. E poi cosa si fa? Si va nella sala che vi ho mostrato prima dell'ascensore, dove si aspettano le istruzioni del chiaramente dei pompieri. Dovesse succedere qualche altra cosa, perché siamo umani ovviamente, abbiamo un defibrillatore, abbiamo altre parti che servono per portare soccorso immediato, oltre a un controllo eventuale di possibile radioattività su oggetti quando si è fatta manutenzione, e chiaramente anche qui viene mostrata, ma ci sono le scatole che prima ho visto, c'era un riflesso, quindi non sono riuscita a mostrarlo dall'armadio. Sono queste scatole che di fatto contengono la maschera che serve, il respiratore che serve in caso appunto in cui l'atmosfera non sia respirabile, ma che ogni tecnico o ogni fisico che lavora in determinate condizioni qui è obbligato a tenere sempre con sé, e si devono fare corsi regolari per poter ricordare e fare veramente dei test per essere capaci di aprire in 30 secondi questa scatola e indossare correttamente la maschera per poter poi evacuare.
nel senso che non è che la si mette fuori, la si mette prima e poi si va via. Vedete qui giusto l'ultima cosa che volevo dirvi, poi lascio di nuovo la parola a Pier Giorgio, questa famosa porta rossa, forse riuscite a vedere la forma, vedete, ricorda un po', un tunnel, ed effettivamente questa porta rossa conduce, attraversandola, ma non possiamo, conduce al tunnel dove c'è l'acceleratore. Perché è qui? Perché è una seconda via di fuga, nel caso in cui quella alle mie spalle, cioè quella dove c'era l'elettronica, non sia percorribile. Però bisogna fare attenzione, perché vedete, è piombata, e perché siccome la probabilità che possa esserci un problema dall'altra parte è più alta che se ci sia qui, per il fatto che lì c'è l'LHC con l'elio liquido, quindi che possono esserci perdite di elio, abbiamo queste strisce di LED che ci segnalano, nel caso in cui il problema venga proprio dalla parte dell'LHC, che questa porta non deve essere aperta. Ma in caso di necessità è ovvio che se siamo bloccati passiamo da questa parte. Vorrei dire che questo è il motivo per cui anche durante la presa dati i visitatori in tempi normali, non adesso in tempo di Covid, possono venire fino a questo punto, cosa che è assolutamente vietata negli altri esperimenti. Cioè è possibile avere una seconda via d'uscita per i visitatori, ed è per questo che gli si permette di venire fino a questo punto. Quindi a CMS, in qualsiasi momento dell'anno dove veniate, avete la possibilità di arrivare fino a questo livello, cosa non permessa negli altri tre esperimenti dell'LHC. Questa è una bella fotografia in prospettiva dell'LHC. Avrei potuto vendervela così e dirvi che eravamo dentro all'LHC, fa un po' impressione, ma non lo è. Però è fatta molto bene, per cui è così che appare l'LHC, ok? Un tunnel con un tubo continuo di vari elementi che si susseguono, lungo, come veniva detto prima, 27 chilometri. Qui si percepisce anche un pochino la curvatura, ok, del tunnel. E qui ci sono i vari tubi che portano diversi o gas oppure aria o altre cose. Continuo ad andare avanti, Pier Giorgio, e ti lascio la parola. Sì, una delle cose che ci tocca fare come guide di CMS, proprio per il fatto che abbiamo personale civile che dobbiamo guidare in giro per la caverna, e anche che siamo praticamente tutti degli esperti di pronto soccorso. Cioè dobbiamo seguire, per diventare guide, anche un corso di pronto soccorso, per cui almeno in teoria sappiamo anche tutti utilizzare uno di quei defibrillatori. Questo non vuol dire divieto di pisolino, vuol dire in realtà pericolo di mancanza di ossigeno, che non vuol dire pericolo di presenza di gas velenosi, ma per esempio se io prendo una stanza, la riempio di azoto, l'azoto non è velenoso, l'azoto non fa niente di male, neanche l'elio di per sé è velenoso. Purtroppo però, non essendo ossigeno, non si presta alla vita così come la conosciamo su questo pianeta. E quindi, a meno che uno non sia un batterio anaerobio, in un'atmosfera di azoto si trova male. Siccome abbiamo anche nella nostra parte della caverna, ecco, la collega sta passando una seconda porta. Perché sta passando una seconda porta? Perché stanno entrando nella caverna sperimentale. Questa è una porta più complicata. Avete visto? È gialla, tanto per cominciare, non è verde, che dovrebbe già per farvi, e non è rossa come la porta del DLHC. È gialla perché se l'aprite durante le operazioni, tanto per cominciare, fate cadere il fascio. Quindi dice, pensateci un attimo prima di aprire questa porta. E in più perché vi porta in una zona per avere accesso alla quale ci vuole in realtà ancora più abilitazioni e quindi ancora più corsi abilitanti, se volete. Ecco, cioè, oggi non vuole. Il sensore di iride oggi non riconosce Sonia. Sì, no, allora, due volte è stata colpa mia, devo dire la verità, perché avendo la webcam, vorrei farvi vedere a livello dei miei occhi. Il problema è che i famosi raggi infrarossi, se tengo il telefono, la webcam a livello dei miei occhi, chiaramente vede che entro con un oggetto, quindi lo devo abbassare. Ecco perché vedete che a un certo punto l'immagine diventa un'immagine strana, che non è più quella a livello visivo. Adesso non so cosa è successo la terza volta, però devo dire la verità, non mi ha proprio riconosciuta, quindi ci riprovo per la quarta volta, vediamo.
In questo caso hanno deciso che è meglio errare contro gli innocenti e impedire anche a chi avrebbe diritto di farlo di entrare, piuttosto che far entrare qualcuno che non dovrebbe farlo. Perché sono entrata. Passata... Ecco, ma sei anche abilitata. Perché passata questa porta siete a portata di mano dei protoni. Non c'è più niente che vi possa impedire di arrivare, a parte il fatto che se aprite la porta i protoni non ci sono più, ma state andando dove c'è il rivelatore e dove passano i fasci. E quindi anche Giorgio, questa mi permetti una citazione? Certo. Lasciate ogni speranza a voi che entrate, proprio si direbbe. Per me si va nella città di Dite, per me si va nell'eterno dolore. Eccoci, nell'eterno dolore, nell'eterno splendore, direi. Siamo nella caverna sperimentale. E guardate questo oggetto rosso, ecco, è CMS. Questa caverna, lo chiamano compact, mio console, no? Perché è compatto. Non vuol dire che è piccolo, perché è alto 16 metri, è lungo 25, pesa 14.000 tonnellate, però è compatto nel senso che non c'è uno spazio vuoto che sia uno. Ora, vedete queste colonne verdi? Queste colonne verdi delimitano le 11 più 4 fette di quello che a Perugia chiamiamo il salame del re, che invece a Roma chiamano la... Scusa, non ti ho sentito che c'è rumore. Come lo chiamate, come lo chiamate il dolce a fette? No, è il dolce a fette. No, sono io che sono che la chiamo viennetta. Ecco, vedete? La viennetta, ma per me va bene anche la girella motta, cioè siamo sempre lì, eh. Per oppure poter se vuoi un rotolo con il salame, siamo lì. Per poter avere vuoi. Accesso, vedete tutti quei cavi, tutti quei tubi, tutte quelle fibre ottiche, tutto quel ben di Dio che va dentro e fuori. Per avere accesso a tutti questi sistemi e ai rivelatori che ne sono serviti, CMS è diviso in 11 fette grosse e 4 fette piccole, che possono essere aperte durante il periodo di manutenzione. Là sotto, per esempio, vedete che ci hanno messo una scala per avere accesso e lavorare, se no si usa... C'è una persona qui, eh? Ecco, c'è anche una persona, lo vedete? Riuscite a vederla? Ci sono due persone. Non è un montacarichi, non so come lo chiamate, qui lo chiamiamo cherry picker, perché è quello che si usa per raccogliere le ciliegie quando uno è ricco. Comunque stanno lavorando appunto sotto quella specie di capsula Gemini, perché stanno facendo manutenzione. Quello è l'end plug dei calorimetri. In punta a sinistra, che non vedete perché è parzialmente infilato nel buco nel quale poi alloggia quando il rivelatore è completamente chiuso, c'è il pre-shower. Poi è seguito da cristalli, che sono il calorimetro elettromagnetico, e sono dei cristalli di un vetro con la densità del piombo e che producono parecchia luce quando vengono attraversati, per esempio, da un fotone o da un elettrone. E poi dietro ancora c'è l'end plug del calorimetro adronico. E per qualcosa come 500 tonnellate, probabilmente, per parte. Ecco, queste fette, queste 11 più 4 fettone, sono state assemblate, riempite e testate in superficie. Forse possiamo guardare in alto e vedere il pozzo da cui sono state calate. Poi ci andrò sopra. Adesso ecco. Non so se si riesce a vedere, ma poi sì, quando si vede. Si vede un pochino? Si vede okay. Un pochino. Quindi, si vede? Sì, per evitare no, di dover prendere l'ascensore ogni volta che uno dimentica il cacciavite o la reggetta in alto, li abbiamo assemblati e messi in funzione in superficie. Dopodiché li abbiamo calati piano, dalla superficie a 100 metri sottoterra, utilizzando che cosa? Utilizzando una gru. Ora, una gru sì, ma non è tanto facile. Il pezzo più pesante sono 2200 tonnellate, per cui un carro ponte ordinario non andava bene. E abbiamo dovuto prendere a nolo un carro ponte di quelli che sono utilizzati negli arsenali dove costruiscono le grandi navi portacontainer oppure le superpetroliere. Per l'appunto sono Giorgio, scusami, visto che così mi muovo, volevo soltanto aggiungere una cosa e poi tu continui. Che il diametro di questo buco, dello shaft, è di fatto molto simile o quasi uguale al diametro delle fette di cui parlava
di cui parlava Pier Giorgio. Adesso vi faccio vedere la semplice, lo spazio che veniva lasciato tra parete e queste gabbie verdi, che è esattamente questo. Stiamo parlando di qualche centimetro, vedete? C'era qualche centimetro, sono 100 metri di discesa e tipicamente ci voleva una notte intera per far scendere l'oggetto. Un po' per stare attenti che non si mettesse a oscillare e andasse a sbattere contro le pareti o che si mettesse a ruotare su se stesso e un po' per evitare che prendesse velocità, perché se prende velocità poi non lo si frena quando arriva in fondo, ma si frena da solo. E con il carro ponte non ci si riesce, un oggetto di questo peso. Quindi vedete, è veramente compatto, è veramente pieno di cose buone. Cioè ci sono elementi attivi, giustamente, e poi siamo riusciti a mettere a bordo del rivelatore anche un certo quantitativo sia di elettronica che di alimentatori. Sono studiati in particolare perché devono poter operare in un forte campo magnetico. Tutto questo rivelatore qui è immerso in un campo magnetico che al suo interno è di 4 Tesla. Lì. Ecco il magnete. Vedete, il dito vi fa vedere il duar del magnete, che è un magnete superconduttore, per cui opera a meno 271 gradi, immerso nell'elio liquido. È attraversato da una corrente di 18.000 ampere e siccome è superconduttore c'è una caduta di tensione che è esattamente zero. Cioè, una volta che comincia a girare questa corrente, non occorre aggiungerne più. La resistenza è esattamente zero. Vedete questi oggetti arancione che sono i supporti antisismici, anche se sismi non ce ne sono, ci abbiamo messo dei supporti per essere sicuri, che poi fanno anche un po' da schermo delle radiazioni. L'oggetto verde è il sostegno della beam pipe, nella quale passano i protoni che vanno verso il punto di interazione. Che non abbiamo adesso. No, la beam pipe seguirebbe questo, il mio dito. Sì, e invece è in un laboratorio al sito di Merenne dove dobbiamo attaccarci dei cavi, Andromache e io, uno di questi giorni. Succedono anche queste cose. Ora, avete notato forse un'altra cosa anche, che non è che ci sia tantissimo posto tra queste varie fette. In effetti non è possibile aprire completamente il rivelatore. Non è neanche possibile aprirlo fino a metà, per cui abbiamo tutta una serie di schedule, di agende complicatissime che decidono che cosa è accessibile quando. E quindi quando io ho accesso e posso andare tra la mia fetta numero 3 e la mia fetta numero 4, vado e ho il mio tempo, e quando è scaduto è meglio se ho finito quello che devo fare, perché rischia di essere richiuso per aprire magari un altro spazio. Vedete, tutte queste impalcature, eccetera, intorno al rivelatore centrale, ecco, il blu, vedete, sono armadi che contengono elettronica e alimentatori. Perché l'abbiamo fatto? Per una serie di motivi. Tanto per cominciare, perché dal punto di vista energetico è più efficiente trasmettere l'alimentazione su cavi corti che non su cavi lunghi. In più, è più facile stabilizzare le tensioni, se uno non c'ha 150 metri di cavo in mezzo, tra il punto dove viene generato magari una tensione di 1,25 V e il punto dove viene utilizzata e con una corrente che può essere anche una decina di ampere. Allora, scusami se ti interrompo, Pier Giorgio. Bene, allora, se è vero che state facendo una visita virtuale, è anche vero che venendo di persona nessuno vi autorizzerebbe a venire qui, in questa posizione. Quindi, come dire, c'è anche un certo guadagno di vedere delle cose da una prospettiva diversa. Sono praticamente sul tetto dell'esperimento. Scusate, le scale si fanno sentire. Quindi, come vedete, poi vi farò vedere ancora meglio da un'altra posizione il buco da cui è stato calato l'esperimento. Però vedete un'altra prospettiva della stessa fetta dove avete visto le persone, ok? Vi faccio vedere fino sotto. E come diceva Pier Giorgio, sì, sono il diametro di questo oggetto sono 15 metri, ma è un palazzo di 5 piani. La lunghezza sono 25 metri, un palazzo all'incirca di 8 piani, ok?
E qui sopra sul tetto, vedete, proprio per poter andare e passare da una parte all'altra, ora io non lo farò perché con la webcam non è il caso, vedete che ci sono, ah no, mi fanno andare anche sul tetto. Ragazzi, oggi è veramente... Oggi è di lusso, eh? È specialissimo, ragazzi, guardate. Allora, un'esperienza, aspettate perché devo... È veramente, cioè, sono d'accordo sul fatto che è come una nave, perché di fatto bisogna salire e scendere esattamente come nei passaggi delle navi. Bisogna tenere i piedi in una certa maniera, bisogna fare attenzione in un'altra maniera. Ecco, guardate, sono veramente a cavallo di CMS. Questa qua è la prima volta anche per me in questa posizione, dico la verità, non ero mai riuscita a venirci in questa posizione, quindi sono veramente sulla groppa dell'esperimento, e questo è il buco da cui è stato calato. Poi dall'altro lato vi farò vedere la superficie, perché adesso da questa parte viene oscurato, vedete, da un pezzo che non permette di vedere la superficie, ma di fatto questo è il buco da cui è stato scalato l'esperimento. E poi qui abbiamo vari verricelli, vedete, vari strumenti che servono, di nuovo l'elettronica. Vedete, veramente è un gioiello. Tenete conto che tutti questi pezzi, che adesso abbiamo parlato di un palazzo di 5 piani, in altezza, 8 piani in lunghezza, tutti questi oggetti sono allineati con la precisione di pochi micron, ok? Il che vuol dire che veramente, cioè, c'è una tecnologia dietro, e nella mia esperienza, almeno posso dire, avendo lavorato non in CMS ma per un altro esperimento alla produzione del tracciatore, quindi con i silici, una delle cose che mi ha veramente colpito è che era che si riuscivano ad assemblare i pezzi del tracciatore del silicio, quindi immaginate tanti schermi di telefonino, per dirla un po' brevemente e in maniera molto grossolana, con una precisione di 5 o 6 micron, quindi milionesimo di metro, a mano, semplicemente fidandosi della meccanica degli oggetti con cui venivano assemblati questi sensori. Una cosa che a me aveva sempre lasciato perplessa, però visto che lo facevo ci credevo, perché l'avevo fatto io. Ti cos'era lascio quella la barriera gialla e nera? Cos'era quella barriera gialla e nera che hai evitato con cura? Questa no, è semplicemente una parte della struttura. Ah, ecco, non è un vietato il passaggio. No, ho dovuto solo scavalcarla, ma questa l'ho già scavalcata altre volte. Poi, diciamo la verità, io ho l'ufficiale di sicurezza con me, se mi permette lui io faccio tutto, quindi se lui mi apre le porte io vado. Effettivamente. Forse è il caso di ricordare per Giorgio che buona parte di queste cose sono state costruite in Italia, quindi sì, siamo abbastanza orgogliosi. Sì, questo è vero. Per esempio, queste cose che vedete ora sulla sinistra e sulla destra sono le camere a muoni, hanno avuto dei contributi fondamentali da parte degli istituti di ricerca in Italia, così come il tracciatore, che purtroppo non si vede perché è all'interno, proprio all'interno interno, qui ora sulla destra di questa capsula Gemini, è stato, direi, voluto fortemente anche e soprattutto dall'INFN di Pisa, voluto e attuato. Io non so se ve lo ricordate ancora, io mi ricordo quando partì da Pisa il tracciatore in un camion del tipo che si sarebbe utilizzato per portare la Monna Lisa o la Pietà Rondanini da un museo all'altro, con climatizzazione indipendente, sospensioni speciali, all'interno di una capannina con delle sospensioni pneumatiche e con accelerometri di tutti i colori, e partì in questo convoglio speciale da Pisa e arrivò a Ginevra moltissime ore dopo. E poi invece un'altra volta installato a Merene, preparato, partì la notte
da Meren, e per percorrere circa 15 km di strada, perché la strada non è diritta, volle praticamente tutta la nottata con due motociclette della polizia stradale francese che lo precedevano e chiudevano il tratto di strada che cominciava, due motociclette che lo seguivano, che riaprivano il tratto di strada dove era passato, e questo oggetto che a 10 km all'ora e anche meno, appena quando arrivava nelle curve si fermava praticamente, viaggiava da un sito all'altro. Poi quando lo calammo, anche lì fu una nottata di tregenda, perché speriamo che non cada, speriamo che non cada. Non è caduto, l'abbiamo installato. Stavo indicando dove dovrebbe entrare il tubo dei fasci, qua, e adesso sono nell'altro lato, dove dovrei riuscire a farvi vedere meglio la superficie. Quella famosa, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Ecco, esatto, bravo. Comunque, che non si dica che i fisici sono noiosi o pensano solo alla fisica. Non lo si dica mai. Ecco, rispondo, là. Rispondo al volo a una domanda che ho notato sulle question and answer. Quante CPU abbiamo? Qui, soltanto qui, dobbiamo avere qualcosa dell'ordine probabilmente di 20.000 core. No. Però è una frazione minima rispetto a quello di cui che è la potenza di calcolo di cui si dispone sulla grid. Il gioco è che un tempo uno aveva un grande centro di calcolo e portava le copie dei dati nel suo centro di calcolo e poi si analizzava lui. Yeah. Adesso invece non è praticamente più possibile. Non so chi mi ha detto che se scrivessimo su DVD i dati che raccogliamo in un anno arriveremo fino alla Luna. Per cui sono quantità di dati che stanno arrivando agli exabyte. E non è più pratico trasferirli tutti nei vari centri di calcolo. Invece quello che succede è che i centri di calcolo hanno un grande quantitativo di spazio per dati, ma contengono ciascuno, tranne il CERN naturalmente, forse in Florida il centro per il supercalcolo, solamente una frazione dei dati selezionati, perché sono particolarmente interessanti. Per esempio a Pisa lavoriamo molto sulla produzione di tau. E allora abbiamo gli eventi copiati che sono compatibili con la presenza di uno più tau nei prodotti dell'interazione protone-protone. Dopodiché io preparo il mio programma di analisi e gli dico che tipo di dati deve andare a cercare. E invece di copiare i dati nel mio centro di calcolo, è il mio programma che trova il centro di calcolo che contiene i dati che vuole lui e va a eseguire là. Questo naturalmente implica una certa reciprocità, cioè vuol dire che se i dati che interessano a me si trovano a Saragozza, io trovo un certo numero di risorse di calcolo disponibili per il mio lavoro a Saragozza, e il saragozzano, che magari è interessato a analizzare i dati che sono a Pisa, trova per contro un certo quantitativo di risorse di calcolo anche a Pisa. Però ecco, è un modello di calcolo che è, chiamiamolo calcolo distribuito, ma non è neanche calcolo distribuito, decentrato forse, che è diverso da quello che era tipico quando ho cominciato io, per esempio, in cui c'era il grande centro di calcolo col supercalcolatore e tutti i dati disponibili o direttamente sul disco o a un secondo livello, su nastri o su cassette magnetiche che venivano letti su richiesta. Io mi ricordo si faceva la lista dei nastri dell'esperimento che dovevano essere caricati, gli operatori caricavano poi il robot caricava prima i nastri rotondi e poi le cassette magnetiche con l'evolversi della situazione necessaria, i dati venivano copiati su uno spazio disco temporaneo, il programma girava, se poi ero fortunato e volevo riguardare gli stessi dati ed erano ancora sul disco temporaneo, non occorreva neanche perdere tempo a aspettare che venissero caricati da cassetta, ma di solito è anche un modello di calcolo. Sì. Sì, scusami, volevo far vedere, adesso sono nell'inferno. Sono veramente nelle braccia. E quello è il soffitto del capannone
al piano terra praticamente, esatto, dove abbiamo costruito il rivelatore, e quello è il buco dal quale lo abbiamo fatto calare. Esatto. Quindi a 100 metri più in alto, no? Esatto, esatto. 130. Cioè 100 metri più 30 metri di capannone. Esatto. E riuscite a vedere, il soffitto, riuscite a vedere ovviamente la luce, quindi il buco da cui è stato calato. Adesso io scendo piano piano per ripercorrere il rivelatore, questa è la parte laterale, e chiederei adesso, perché arriverò a quelli che sono tecnicamente chiamati pad, ma che vogliamo chiamare piedi del rivelatore, io le chiamerei come si chiamano? Le pattine, quelle che si mettono quando c'era che si mettevano quando c'era la cera. Jacob, oh, can you go there? Sì, perché servono per fare, ecco Jacob. 1 meter and 80, no? 180, ok. È 1,80 m, Jacob. Ecco. Guardate un attimo. Grazie a questi piedi e all'aria compressa che li aziona, siamo in grado di far scivolare queste fette di rivelatore che possono pesare, come ho detto, fino a 2200 tonnellate. Ora siete al piano più basso, siete proprio al livello infimo. Vedete, c'è una cancellata. Yeah. No? Passano, possono andare dove gli pare. Veramente oggi è una giornata. Vedete questo oggetto giallo? Questo oggetto giallo è un montacarichi, c'ha una specie di capsula per umani, e uno sale dentro e poi si solleva e va a lavorare in parete, eccoci qui, per fare manutenzione. Qui vedete che ci sono ancora elettronica, alimentatori, cavi, supporti, ci sono anche impianti refrigeranti, si vede, è pieno di tubi. Oh, si sono fermati lì perché lì non possono passare anche loro. If they go on the balcony. Penso che sia meglio se passate sulla balconata. Devo aspettare. Ecco. Devo aspettare un attimo e vediamo. Si può andare? Si può andare. E invece, guardate, vi state infiltrando in mezzo, tra le fette, tra i montapersone, lì come si chiamano. Adesso vi dico una cosa, sinceramente. Io guardate, lo so che sto facendo la visita virtuale, ma mi sto divertendo che voi non avete idea. Perché è una visita virtuale molto particolare. Ecco, guardate cosa ci fa vedere Jacob. Anche se adesso tra un po' dovremo risalire sopra, ovviamente per questioni di tempo, siamo vicino al pad, ma lui ovviamente è equipaggiato. I don't know if the light. Yeah, allora, it would be better if you would. Forse la devo mettere qua? Just a moment. Si vede. Oi. Vedete? Allora noi ci divertiamo così, ragazzi. Nel senso, c'è un campo magnetico residuo, adesso non abbiamo ovviamente campo magnetico attivo, ma gli oggetti ovviamente metallici mantengono un campo magnetico residuo. Per chi non l'avesse già fatto, per chi lo deve fare, ciclo di steresi, eccolo qua. Adesso qui è molto debole il campo magnetico, ma quando invece il campo magnetico è attivo ed è forte, possiamo veramente fare una catena che oscilla. Vedete, io adesso posso toccarlo poco perché ho paura di farlo cadere. Non so se si riesce a vedere il pin. Non fateli cadere qua. E soprattutto non dimenticateli, perché poi quando accendiamo il magnete partono come proiettili. Questo è vero, ma so anche di qualche giravite, quindi sì. Questi sono leggeri. Eccoci qua, guardate questa cosa, è magnifica vederla da qua. Guardate. Ecco, vedete la capsula magnifico. Gemini e il suo alloggiamento. E tenete conto che tra questo oggetto che chiamo capsula Gemini e il suo alloggiamento esterno, in qualche punto ci sono dei millimetri di distanza. Ci sono dei sensori dedicati sulle pareti che ci permettono di vedere quando stiamo inserendo l'oggetto nel suo alloggiamento, che stiamo andando a diritto e non sbandando e magari andiamo a grattare la macchina accanto, come quando uno parcheggia e non ci fa caso. Ok, io devo adesso, penso, andare verso l'uscita, sì? Quindi vi riporto con me nella parte esterna, mi seguirete e diciamo i commenti sono minori a questo punto, perché quindi vi lascio fare un ultimo saluto a CMS, ok?
e noi ritorniamo, torno a rivedere le stelle. Notate che anche questo tunnel, come quello precedente, fa un certo numero di angoli retti. Il motivo è che, benché ci siano delle porte, e che benché ci siano delle porte di cemento che vengono messe in posizione, è comunque sempre meglio non avere una linea diretta che permette alle radiazioni prodotte durante l'interazione protone-protone di passare dalla caverna sperimentale, che durante le interazioni, quando l'acceleratore è in operazione, non è accessibile, a questo lato della caverna, ecco, appena fuori della porta gialla, al quale invece abbiamo accesso 24 ore su 24. E ora i nostri colleghi, adesso siamo in un periodo di fasci interrotti, quindi escono facilmente. In realtà, quando c'è la possibilità che ci siano fasci di protoni, diventa ancora più difficile entrare in quella porta gialla. Vedete quelle specie di 5 cassetti sulla destra? Quelli contengono delle chiavi numerate e codificate, e ogni persona che entra deve prendere una chiave, e quando esce deve rimettere a posto la chiave, e se tutte le chiavi non sono presenti, l'acceleratore non si può riaccendere. E so che una volta successe che qualcuno portò via la chiave, se la portò via negli Stati Uniti, qualcosa del genere, dovettero rimpiazzare la porta, perché non è sufficiente rimpiazzare la chiave per motivi di sicurezza umana. Immaginate che cosa potrebbe succedere se io avessi una chiave in più. Allora entro con la mia chiave, gli altri escono, rimettono tutti la loro chiave al loro posto, non manca nessuna chiave, l'acceleratore si può riaccendere, e invece se ci fosse una chiave in più potrebbe esserci una persona che è ancora nella caverna e che quindi è potenzialmente esposta al rischio. Al CERN non si vuole avere incidenti con le radiazioni. Credo Pier Giorgio, da mia conoscenza, che è successo una volta che due tecnici sono rimasti in caverna ed era stata dichiarata l'iniezione dei fasci proprio per questo motivo, perché in realtà erano entrate più persone con una sola chiave, poi la persona, quella che aveva la chiave, è riuscita, pensando che gli altri fossero andati via prima, e invece sono rimasti dentro, e chiaramente hanno visto le luci spegnersi, stavano lavorando, si sono chiesti suona per quale anche motivo. La sirena, c'è esatto. Una sirena molto speciale che suona, esatto, 10 secondi di silenzio e 3 secondi di suono ripetutamente, e in tutta la caverna c'è tutta una serie di bottoni di emergenza, per cui se per caso uno si dovesse trovare lì e sentire questa sirena, non deve fare altro che trovare il bottone più vicino, premerlo, e questo impedisce l'iniezione di protoni. Che... Era vero anche ai tempi di LEP questo? Perché questo che racconto no. Io so che è successo ai tempi di LEP. Hanno telefonato di fatto loro. Ai tempi di LEP io andavo a mettere a posto l'elettronica di lettura del mini vertice di Aleph durante le operazioni dei fasci. Non era radioattivo giù, cioè nel senso che essendo elettroni e non protoni, le radiazioni prodotte erano decisamente inferiori rispetto a quelle che produce l'HC, quindi si poteva proprio scendere dove siamo andati adesso con la visita virtuale anche durante la presa dati. Qui vedete un po' dei nostri colleghi. Sì, ma il fatto è che i tecnici volevano lavorare, quando hanno visto che la luce si è spenta hanno detto non possiamo lavorare, non erano tanto preoccupati delle radiazioni e del fatto che non ci fosse la luce. Mi ricorda qualcuno che andava a lavorare in Aleph a mezzanotte sospeso e che fu acchiappato dal Pier Laserai e espulso, credo, anche una volta, perché da soli è proibito andare in caverna per motivi di sicurezza. Qualsiasi cosa succede, uno si storce una caviglia e non può più camminare, come fa? Tra l'altro, chi entra in caverna è supposto avere, a parte una dotazione di sicurezza, cioè l'elmetto, le scarpe da cantiere, anche un telefono che funziona sottoterra perché abbiamo dei nostri ripetitori, e in ogni caso non è permesso lavorare da soli sottoterra. Ecco, è tornata la nostra collega a tenerci compagnia. Giuseppe, come siamo con orari? Okay. Siamo alle 5:30, direi che più o meno ci siamo. Ecco. In realtà se ci fosse qualche domanda è il momento anche di scriverla sulla Q&A in modo tale che possiamo rispondere. Sì, ce n'è arrivata una sola finora. Sì, infatti, non siate timidi, cioè è il momento di sbizzarrirvi con le domande che sicuramente avete, poi magari è un modo un po' meno interattivo
di porsi, però purtroppo siamo così in questo momento a causa della pandemia. Ovviamente, avete notato che siamo tutti mascherati, no? Questo scatolino blu è il mio prossimetro, è un oggetto che dovrebbe vibrare e avvertirmi se sono vicino a un altro di questi qui, a meno di un metro e mezzo da un altro di questi oggetti qui, per più di 30 secondi. E in più, poi a sera riporta in un database che posso consultare online tutte le persone, tutti i prossimetri che ha incontrato. Quindi, se per caso ci fosse un caso di Covid, quando questo sarà portato da tutti, ovviamente rintracciare anche gli esposti diventa più facile. L'implementazione di Immuni al CERN che funziona, diciamo. No, non funziona, fa schifo. No, non funziona anche lì, allora. Devo portarlo a ricaricare il firmware, perché questo qui è vacato. Però si fa quel che si può. Non vergognatevi, io sono anche a dieta, non ragazzi, posso mangiare, ragazzi. So, aspettiamo le Q&A? Sì, ma... Allora, ragazzi, non esistono domande stupide, ci sono solo domande, ok? Non vi mettiamo i voti, vogliamo soltanto sapere cosa ne pensate, fate qualche commento, vi prego. Anche chiedeteci cosa abbiamo mangiato a mezzogiorno, va bene uguale? No, no. Rompiamo il ghiaccio, no? Altrimenti cominciamo noi a fare domande a loro. Va bene, va. In realtà il gruppo di Pisa, adesso faccio un pochino di propaganda pro domo, sta ancora lavorando alla costruzione di un tracciatore, che è il prossimo tracciatore. Questi rivelatori probabilmente sono costosi, però sono fatti per durare più della vita lavorativa di una persona alla fine. Già parecchi colleghi sono andati in pensione, anche io andrò in pensione con questo esperimento qui, se tutto va bene, diciamo, e continuerà così. Quindi abbiamo bisogno anche di nuove generazioni per portare avanti la fisica. CDF, Giuseppe, è durato 40 anni, qualcosa del genere, no? Beh, CDF in pratica, allora... Credo sì, che quando io ero laureando, che diciamo un bel po' di tempo fa, c'era laureandi anche tanti nostri colleghi che adesso poi sono andati in pensione alla fine durante quella cosa. Quindi alla fine, insomma, è durato 40 anni. Sì. Allora, che temperatura viene prodotta negli esperimenti? Dunque, non ci sono delle grandi variazioni di temperatura dovute alle interazioni dei fasci. Ci sono stati dei tentativi di misurare anche quelle, si chiama bolometria, oppure bolometria. Ma in realtà, benché ognuno dei protoni abbia l'energia cinetica equivalente a quella di una zanzara che vola, ciò non di meno, insomma, anche molte zanzare che volano e che ci vengono a pungere non ci riscaldano, ci pungono ma non ci riscaldano. In compenso, i magneti sia dell'acceleratore che dell'esperimento, per poter operare alle intensità di campo in cui operano, sono tutti superconduttori e quindi sono a 1,5 Kelvin, cioè 270 gradi sotto zero. E tra l'altro, e questo mi fa piacere di che sia venuto fuori, quando chiedono che cosa si fa al CERN, la cosa che si fa al CERN che viene fatta in maniera incopiabile è il vuoto e il freddo. Le temperature dentro i magneti sono inferiori a quelle dello spazio intergalattico. Cioè, se voi prendete una navetta spaziale, ve ne volate, ve ne andate in mezzo tra una galassia e l'altra, dove proprio non c'è niente, non ci sono soli, è tutto buio, è tutto nero, eccetera, e misurate la temperatura, lì fa più caldo che dentro i nostri magneti. E a livello di vuoto, anche lì, nelle beam pipe dove avvengono le collisioni, la pressione atmosfera, la pressione di gas è inferiore a quella che trovereste con la vostra navetta nello spazio intergalattico. Quindi queste sono delle cose che sono fatte qui al CERN a livelli senza uguali, direi quasi nell'universo. Quindi possiamo dire un'applicazione Immuni veramente giusta in questo caso, no? Perché il distanziamento sociale delle particelle nelle beam pipe è veramente molto buono. Un'altra cosa che forse sarebbe bene
far notare è che ci sono moltissime applicazioni che incontrate, non dico nella vita di tutti i giorni, ma abbastanza spesso nel mondo intorno a voi, che derivano da cose che abbiamo inventato qui, che hanno inventato qui. Io non ho inventato niente, per amor di Dio. Per esempio, si parlava della tomografia elettrone-positrone, che si basa sull'iniezione nell'organismo di un composto contenente un isotopo radioattivo che emette positroni, e poi rintracciare due coppie di raggi gamma prodotti di fotoni, prodotti nell'interazione di questi positroni con gli elettroni dell'organismo, che permette di andare a trovare delle zone dove vengono metabolizzati certi composti. Oppure anche la tomografia siale computerizzata, la radiografia a bassa dose. Invece di impressionare una pellicola come si faceva un tempo, adesso io mi sono rotto un tendine un anno e mezzo fa. Sono andato all'ospedale e il radiologo ha preso una tavoletta, un tablet. Ha detto, metta la mano qui sopra. Ha detto, ma mi prende in giro? Dice, no, no. E addirittura dentro questo tablet c'erano dei rivelatori a silicio, a pixel, come il tracciatore di CMS, collegati via Wi-Fi con un PC. Per cui la radiografia del mio dito praticamente è stata fatta immediatamente, senza impressionare e sviluppare poi la pellicola, con una dose 100 volte inferiore a quella che sarebbe stata necessaria se avessimo avuto la pellicola da impressionare, digitalizzata, convertita a numeri, analizzata e visualizzata istantaneamente su Wi-Fi. Una cosa che è veramente impressionante. E sono la tecnologia di questi pixel di silicio per la rivelazione delle particelle come i raggi X ionizzanti è una cosa che nasce dalla fisica delle alte energie. Un'altra cosa che è nata al CERN, ma perché il signor Sir Tim Berners-Lee era stufo di andare in biblioteca a cercare i documenti nelle citazioni alla fine degli articoli, è il www, l'HTML, l'Hypertext Markup Language. Questo signore ha detto, ma non sarebbe più pratico se quando nel testo, per esempio, trovo riferimento alla referenza numero 1, potessi cliccare su quell'1 e arrivare in fondo al testo e trovare questa referenza. E ancora meglio se una volta che ho visto che referenza è, potessi cliccare sulla referenza stessa e vedere quell'articolo lì. E da cosa nasce cosa, siamo arrivati a www, così come lo conosciamo oggi, con i giochi flash, Internet of Things, cloud e tutto il resto. Con due cose che, allora, quando sarà possibile tornare di nuovo, io invito anche i ragazzi ad andare a vedere all'esposizione dentro al globo l'articolo originale presentato da Tim, in cui c'è il commento del suo supervisore, dove c'è scritto, il commento è scritto a matita, a mano, vago ma interessante. Ecco. Chiesero i soldi per ottenere i due computer che all'epoca immagino costassero un bel po', non come adesso. Sì, perché erano due workstation Next, era un'epoca in cui le workstation grafiche col mouse si contavano sulle dita. Esatto, quindi dovettero chiedere abbastanza soldi per questo progetto e praticamente poi nacque questa cosa e c'è uno dei server. Il primo se l'è tenuto lui, il secondo è rimasto al CERN. Eh sì, io ho visto questo qui in esposizione, in cui la cosa che mi ha fatto sorridere, ora io sono nella vita del CERN sono giovane, ma non giovanissima, sono arrivata qui come studentessa di laurea una ventina di anni fa, e ricordo quando io lasciavo il computer ad analizzare i dati la sera, perché la mattina dovevo fare le presentazioni, quindi avevo bisogno dei miei grafici, e tornavo la mattina e trovavo il computer spento, perché la signora, il signore delle pulizie, aveva semplicemente staccato la presa per metterci l'aspirapolvere, per pulire la stanza. E quindi questo mi ha fatto pensare che le etichette che sono sui server, in cui c'era scritto non spegnere, do not shut down, proprio imperioso, questo è un server, che fosse proprio un messaggio, non lo toccate perché altrimenti non funziona niente, non posso fare i miei test. Quindi questo succedeva ancora prima. E poi grazie al CERN che noi adesso usiamo il web gratis. Sì. Perché questo è nella politica del CERN, cioè il CERN nasce come punto di aggregazione di persone scientifiche e di scienza, ma senza il famoso copyright.
questo, ecco, mi piacerebbe ricordare l'origine del CERN. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli scienziati europei non avevano dove andare, perché l'Europa era un continente fondamentalmente distrutto. O era stato distrutto dagli uni, o era stato distrutto dagli altri, ma fondamentalmente era distrutto. Quindi quelli andavano in America, quegli altri andavano in Russia, venivano anche attivamente ricercati sia dagli americani che dai russi, perché, e succede ancora oggi, è conveniente prendersi il ricercatore, lo scienziato addestrato dagli altri, piuttosto che addestrarsi in casa. E delle grandi persone, dei grandi politici, pensarono di riunire l'attività scientifica, cercare di mantenere questi scienziati in Europa, e anche di cercare di dimenticare un pochino l'odio, perché ricordatevi che sono stati 5-6 anni di una guerra feroce, proprio con ogni genere e modo di atrocità da tutte le parti, e che quindi alla fine aveva condotto una situazione in cui gli inglesi odiavano i tedeschi e gli italiani. Gli italiani odiavano i francesi, gli inglesi e i tedeschi. I francesi odiavano gli inglesi, no, gli inglesi no, i tedeschi e gli italiani. Tutti si odiavano tra di loro. Si volle ricreare questo centro di ricerca completamente al di sopra delle nazioni, proprio per permettere agli uomini di scienza di tornare a lavorare gli uni con gli altri, come deve avvenire, perché la scienza è anche trasferimento di conoscenze, trasferimento di idee, discussione, eccetera, che deve essere transnazionale, sopranazionale, non nazionale. Quindi, e crearono questo centro. E dove lo crearono? Lo crearono in Svizzera, che era questo paesino alpestre, rurale, neanche tanto ricco all'epoca, al centro dell'Europa, che era l'unico paese al centro dell'Europa che era riuscito a rimanere neutrale. E la strada, ora ci passa il tram, ci vogliono costruire un edificio di architetto sopra la piazza delle particelle e tutto il resto. Io ho visto le foto della strada, che era una strada sterrata con il carretto tirato dal ciuco. Ci sono dei video? Sì. Che si mostrano esserci, dove addirittura pezzi del primo magnete, quello su cui ha lavorato, ragazzi andate a cercarvi Giuseppe e Maria Fidecaro, che sono stati dei pionieri qui al CERN, italiani comunque, italiani, e che hanno lavorato su uno dei primi esperimenti al CERN, e quando trasportavano questo magnete, c'è un film bellissimo d'epoca, hanno dovuto metterlo di traverso perché non ci passava nelle strade del paesino, quindi è messo in obliquo e passa all'interno del paese. Ed è veramente impressionante. Lasciami dire che la persona che ha avuto, diciamo così, l'idea è stato questo fisico teorico francese, però, che forse qualcuno ha studiato, perché magari ha studiato la lunghezza d'onda di De Broglie, però mi piace dire che questo signore, perché all'epoca, adesso la fisica la fanno tutti, ma all'epoca era un po', fare il ricercatore bisognava avere un po' del proprio, diciamo che non, sì. Non che adesso ci si arricchisca, però diciamo no. Che adesso ci si può vivere, una volta invece no, fare il ricercatore era veramente, cioè bisognava avere un certo sostentamento, era diciamo così di buona famiglia, era avviato alla carriera diplomatica, aveva fatto degli studi di scienze politiche storiche, quindi di fatto la sua formazione era storica, ma la sua passione era la fisica. E poi alla fine è migrato verso la fisica, tanto è migrato che ci ha preso un premio Nobel. Quindi voglio dire, dove può portare la passione a volte. E poi dietro di lui, di questa idea, come dicevi tu giustamente, è nato questo centro, prima solo di colloquio, era un comitato in realtà, che doveva stabilire quale sarebbe stato il futuro della fisica delle particelle in Europa. E un anno dopo hanno capito che noi ci volevamo anche giocare con queste cose, quindi hanno fatto il laboratorio. E che continua a espandersi, continua ad avere nuovi stati membri, l'ultimo che è entrato in dirittura d'arrivo è l'Estonia, mi sembra. Ma comunque appunto è un laboratorio dove, nello stesso corridoio dove lavoro io, avevamo uno studente che veniva dall'università di Ben Gurion in Israele e due ragazzi che venivano da Teheran, esatto. E lavoravano insieme, e voglio dire, i piedoni, i famosi piedoni per spostare le fette del rivelatore,
sono fabbricati congiuntamente in Pakistan e in India, che non so se siete al corrente, ma sono due superpotenze nucleari che hanno un contenzioso riguardo il loro confine. Grecia e Turchia, Grecia curdi e turchi, palestinesi e israeliani. Noi abbiamo, la mia collega è greca e noi abbiamo una studentessa turca. Allora, Pier Giorgio, io direi di rispondere all'ultima domanda di Alessandro Panarese, che chiede sulla base di quali criteri vengono scelti gli esperimenti nell'HC, che non è banale. Bella domanda. Diciamo che c'è un pannello politico e un pannello scientifico. Per ora, finora, direi che la parte scientifica è riuscita a prevalere. Per cui la scelta degli esperimenti, sia di LHC che di generazioni precedenti che di generazioni future, è basata sulla scrittura di una serie di documenti che si chiamano Design Report, che possono essere preliminari e poi devono diventare definitivi, in cui viene descritto che cosa si vuol fare, come ci si propone di farlo, con quali risorse umane ci si propone di farlo, quindi quali laboratori, quali gruppi, quante persone sono pronte a lavorare, con quali risorse, no, quali costi sono previsti e quali risorse economiche sono potenzialmente disponibili. Quindi c'è anche la parte economica, naturalmente, c'è la parte, chiamiamola, demografica, però una grossa parte è anche, dice, dimostrate che volete fare qualche cosa che vale la pena di stare a fare e che sapete, o che almeno siete convinti di sapere, come lo farete, e convinceteci di tutto ciò. E gli esperimenti di LHC, questi che ci sono, c'erano... per i grandi esperimenti, quindi Atlas e CMS, in realtà ci fu una riunione molto tempestosa in cui c'erano 4 esperimenti candidati e alla fine di questa riunione tempestosa la risposta fu 4 sono troppi, 2. E così avvenne. 2 di questi esperimenti si fusero e diventarono la collaborazione che ora si chiama Atlas, gli altri 2 si fusero e diventare la collaborazione che ora si chiama CMS. Un certo numero di persone se ne andarono perché non gli piaceva la cosa, ma fondamentalmente alla fine un esperimento solo è poco, perché ci vuole un riscontro sia dal punto di vista se uno troppo vuole qualcosa finisce per trovare anche se non c'è, sia dal punto di vista, se vogliamo, anche tecnologico, perché quello che facciamo è una sfida tecnologica, niente di quello che utilizziamo si compra al supermercato o su Amazon. Molto lo fabbrichiamo noi, molto lo facciamo fabbricare su misura da industrie anche alle quali dobbiamo finanziare la ricerca e lo sviluppo. Per esempio i magneti di LHC, quando il CERN cercò di fare un tender per l'acquisto, dice chi è che ci fa dei magneti da 8.500 Militesa, 8 Tesla e mezzo, e la risposta fu no, non lo facciamo nessuno. La seconda passata fu dal CERN. Chi è disposto a provare a fabbricarli a nostre spese e vediamo se ci si riesce? E alla fine ci sono 3 industrie al mondo che hanno imparato a fabbricare magneti del genere. Per cui anche questa è una ricaduta che c'è stata. Prima nessuno sapeva fare un magnete così. Ora, mi dice, ma a che cosa serve un magnete del genere? Di nuovo, ci sono un sacco di applicazioni di magneti in fisica medica. Moltissimi magneti. Io direi che... Posso soltanto aggiungere una piccola cosa, una piccola cosa che non riguarda ovviamente gli esperimenti dell'LHC, tanto per dire che, come abbiamo detto, a CERN facciamo fisica delle particelle, facciamo ovviamente fisica anche applicata, come abbiamo visto, e c'è anche questo lato di fisica non diretta, anche se CAST era un esperimento di astroparticelle, ma sugli assioni, di fisica riconosciuta, come per esempio, mi piace dirlo perché PISA ha fatto parte di questo esperimento, fa ancora parte di questo esperimento, che è MS, con la parte del calorimetro elettromagnetico, cioè un rivelatore di particelle
installato invece nello spazio, lo dico perché in parte l'ho costruito, quindi mi piace dirlo, e siccome visto che ieri è arrivata la sonda su Marte e so che i ragazzi sono sempre ispirati anche dallo spazio eccetera, quindi è anche bene dire che fare il fisico delle particelle può anche voler dire diventare fisico delle astroparticelle come sono diventata io, e quindi fare la sinergia tra quella che è l'infinitamente piccolo e poi la ricerca però nello spazio. Quindi magari i ragazzi sono interessati anche andare a vedere un po' AMS, ma non è un esperimento del CERN, è un esperimento riconosciuto dal CERN, in parte anche per problemi politici, diciamo così. Il capo è un premio Nobel, è il professor Ting, e magari vi interessa anche questo tipo di percorso. Tutto qua. Sì, infatti, va bene. I ragazzi hanno anche visitato alcuni di questi, altri forse nel giro dopo visiteranno Virgo, che come sapete è un esperimento che guarda le onde gravitazionali, che ovviamente è strettamente correlato a quello di cui parlavamo prima, della gravità, eccetera. Quindi comunque, ecco, diciamo, questo mondo della scienza è molto vasto e sicuramente entrarci permette poi di scegliere anche la propria strada in maniera abbastanza... come dire, flessibile e trovare quello che piace fare. Bene, io direi che abbiamo finito il tempo, è stato penso molto interessante la visita, se ci sono domande anche i docenti possono scrivere alla mailing list che abbiamo creato oppure direttamente a noi, a me e a Fabrizio, cercheremo di rispondere per quanto possibile. Grazie. Grazie a Pier Giorgio, grazie alla Sonia. Grazie Sonia, grazie all'organizzazione del CERN. Nota tecnica: la registrazione di questa trasmissione sarà presto disponibile sulla pagina che conoscete. Sì, poi la pagina indico. Quindi potrete anche rivederla e anche diciamo studiarla. Va bene, grazie a tutti. Direi anche al nostro direttore tecnico Zoltan che si è nascosto. Ecco. Thank you Zoltan. A Noemi e a Giacomo che ci hanno aiutati per realizzare di Gun. Ah, ok. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Bye bye.